Sentite che croccantezza. Ragazzi, oggi facciamo queste. Rimanete fino alla fine. Cosa facciamo oggi, Diana? Cosa prepariamo? Oggi facciamo una ricetta facilissima, alla portata di tutti, con praticamente un ingrediente, forse due. Quale sarebbe, Diana, questo ingrediente? Le banane! Prendiamo subito due banane, non devono essere mature, mi raccomando. Come vedete, queste sono ancora un po' verdi. Vado subito a togliere la buccia. Quindi questa ricetta si prepara soltanto con le banane. Hai capito bene? E poi anche un altro ingrediente, però l'ingrediente fondamentale sono le banane. E dopo aver tolto la buccia, vado a tagliare le banane a fettine. Non devono essere né troppo fini né troppo spesse, più o meno così. Vediamo un po'. Circa Ok. mezzo centimetro. Sono proprio curioso di sapere che cosa ci preparerai oggi, Diana. Sono curiosissimo. Un ingrediente solo. Wow. Esatto, secondo voi che cosa sto facendo? Dai, provate ad indovinare, lasciateci qui nei commenti la vostra idea. E dopo aver tagliato le banane a fettine, vado a metterle in una ciotola. Ok, ma se ci sono solo le banane, cosa le mettiamo a fare in una ciotola, Diana? Guarda, fai già troppe domande, ti tocca veramente aspettare fino alla fine, come al solito. Mi spiace. Ora aggiungo un cucchiaio circa di olio di semi di girasole. Anzi, facciamo un cucchiaio e mezzo. Mescolo, mescolo bene. E se volete potete anche aggiungere un pizzico di sale. Tu che dici, lo aggiungiamo? Ma sì, dai, un Dai, pizzico va pizzico, bene. giusto per esaltare un po'. Bravissimo. Anche un pizzico di sale, così. Ok. Mescolo ancora. Allora, per questa ricetta usiamo la friggitrice ad aria e quindi vado subito a preriscaldarla a 175 gradi. Per 4-5 minuti. Esatto. Perfetto, la friggitrice ha preriscaldato. Ora la apriamo. E adesso vado a distribuire le banane all'interno. Sentite, già cominciano a cuocere. Sì. Ma dai, a questo punto avete capito cosa io stia facendo, Ma io ancora vero? no, in realtà. Ma come no? Ma come no? No, dovrò vedere fino alla fine. È così facile, Vediamo dai! chi l'ha capito, scriveteci qui sotto. Perfetto, ci siamo. Adesso vado a cuocermi a 175 gradi per 10 minuti. Vediamo, ci siamo. 175, 10 minuti. Ci vediamo dopo. Perfetto, sono trascorsi 10 minuti. Guardate già che bel colore che hanno. E adesso vado a girarli dall'altra parte. Così li facciamo cuocere e diventare croccanti uniformemente. E adesso vado a cuocerli di nuovo per 10 minuti, però questa volta a 170 gradi. Andiamo. Chissà come verranno dopo. Secondo me saranno una bontà assoluta. Nel frattempo, ragazzi, vi chiediamo il vostro supporto, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo soprattutto, mi raccomando, per noi è fondamentale il vostro supporto, è ciò che ci permette di essere qui oggi a condividere questa ricetta con voi e anche le prossime che arriveranno. E mi raccomando, seguiteci anche su Instagram, siamo attivi anche lì, pubblichiamo tante cose interessanti, ci chiamiamo Diana e Alessio, vi aspettiamo. Ragazzi, ci siamo, il tempo di cottura è trascorso, quindi in totale alla fine ci sono voluti 20 minuti, mi raccomando. Adesso andiamo a vedere. Wow! Ma queste sono Guarda. delle patatine di banana praticamente. Bravissimo, adesso non ci resta che farle raffreddare completamente e loro diventeranno di una croccantezza indescrivibile. Quindi vado a metterle su un piatto. Ragazzi, ma queste saranno veramente incredibili, me lo sento. Adesso le facciamo raffreddare e Esatto. poi vediamo. E ovviamente potete farne quante ne volete. Per esempio, io adesso potrei tagliare un'altra banana e fare un'altra porzione di patatine di banane. Lo facciamo? Facciamo, dai. Allora, io sono pronta per la prova assaggio, anzi, la prova croccantezza. Tu sei pronto? Prontissimo. Qui, come ho detto prima, ho cotto un'altra banana e anzi, su questi vado a metterci anche un po' di cannella. A voi piace la cannella, ragazzi? Questi non sono bruciati, semplicemente gli zuccheri della banana si caramellizzano un po' all'interno della friggitrice. Anzi, danno un gusto ancora migliore, sono ancora più Esatto. buone. Adesso andiamo subito ad assaggiarne uno. Vai. Prima questi qua, senza niente, senza cannella, vado. Ok. Mamma mia, che
che croccantezza. Hanno superato il test quelle là? Assolutamente sì. E adesso proviamo anche quelli con la cannella. Vai. Sentite che croccantezza, ragazzi. Mamma mia. Come sono? Come sono, Diana? Sono più buone con la cannella o senza? Non ho parole. Beh, a me piace la cannella, quindi voto questi. Però ragazzi, patatine di banane, ma chi l'avrebbe mai detto? Fateli assolutamente perché sono qualcosa di eccezionale.